Adesso cambiamo decisamente pagina. Domani apre a Bologna Expo Sanità, tante le presenze, ovviamente il presidente della regione Emilia-Romagna Bonaccini, l'assessore Venturi, attesa anche per il ministro della Sanità, ma ci sarà poi un importante convegno, un confronto tra INAIL, regione, non solo, e Stato e soprattutto anche gli enti con cui l'INAIL, che ha sottoscritto una convenzione importantissima con la Regione Emilia-Romagna, che in qualche modo poi coinvolge anche delle strutture pubblico-private accreditate della nostra Regione. Domani questo appuntamento, ne abbiamo parlato con il direttore dell'INAIL dell'Emilia-Romagna, il dottor Longo. Vediamo l'intervista. Siamo partiti da un accordo, veramente il primo testo normativo che ci autorizzava a svolgere alcune attività di concerto con la Regione, era il decreto legislativo 81 del 2008 che affidava all'Istituto la possibilità di svolgere anche attività di riabilitazione e di fisioterapia sul territorio. È seguito l'accordo quadro con la Regione, con la firma dell'accordo da parte del Presidente della Regione Errani e del nostro Presidente De Felice, a cui sono seguiti poi una serie di accordi attuativi. Una volta il lavoratore infortunato rischiava di essere seguito solo per una parte del percorso riabilitativo? Sì, oltre ad essere seguito solo una parte, adesso con l'integrazione di queste prestazioni, diciamo, chiudiamo il cerchio in una maniera più efficace ed efficiente. Soprattutto per l'efficienza abbiamo cercato di ridurre al minimo le disfunzioni o quantomeno i lacci e lacciuoli burocratici che prima, diciamo, creavano maggior disagio al lavoratore. Quindi abbiamo fatto questo accordo quadro con la Regione. Oggi i nostri medici, i funzionari possono prescrivere direttamente il trattamento fisioterapico e di riabilitazione ed avviare il lavoratore in una delle strutture private o pubbliche accreditate, ovviamente. Mercoledì 18 avete chiamato al tavolo tutti questi protagonisti di cui ha parlato finora. Sì, percorsi comuni che abbiamo fatto qui con la Regione, quindi abbiamo chiamato anche ovviamente l'assessorato regionale alla sanità, ci saremo noi e saremo anche, faremo una tavola rotonda con i rappresentanti delle strutture private accreditate.